Buongiorno, come vedete il taglio di capelli non è l'unica novità. La seconda novità è che me ne vado. Giustamente vi starete chiedendo, questo non fa video per mesi, torna e non ci capiamo niente. Esatto, era proprio il mio intento. Oddio, la macchina mi sembrava più vicina senza bagagli. Ho voluto la 500 e ora le valigie grosse dietro con me. Ah, perfetto, bagagli in macchina. Come avrete capito, sto partendo e come si può vedere dai bagagli leggeri qui dietro, lo sto facendo per non un mese, non 2 settimane, ma per 12 mesi. Ancora non vi svelo la direzione e la località nella quale andrò. Vi do un piccolo indizio, ci metterò circa 7 ore. Nel frattempo però voglio parlarvi del terzo cambiamento, che sta nel nome del canale. Sicuramente se sei già iscritto avrai notato che non si chiama più Filippo Parentela, che tra l'altro per i nuovi iscritti sarei io, ma si chiama Lupus in Fabula. Però niente fretta, in queste 7 ore vi spiego tutto. Non ci posso credere, ho dimenticato le scarpe. Ero già partito da una ventina di minuti e ho dimenticato le scarpe. Niente, si torna indietro. Eccole qua. Via. Ecco qua, come se non fosse successo niente. Una cosa che non mi mancherà assolutamente di Roma è sicuramente il traffico. Nonostante per voi sia passato solo qualche secondo, in realtà per me sono passate già un paio d'ore e quindi è ora di mangiare. Prosciutto crudo e mozzarella. E mentre mangio vi posso spiegare alcune cose. Chi mi conosce, chi mi segue da un po' di tempo sa che ho una grandissima passione per i lupi e proprio per questo motivo ho deciso di cambiare il nome del canale. E questo va anche di pari passo con il mio viaggio, perché sto partendo per un lavoro di tesi magistrale. L'obiettivo della tesi è proprio quello di andare a studiare un branco di lupi. Avevo detto che di Roma non mi sarebbe mancata una cosa, ovvero il traffico. Ecco la situazione. Ma che suoni, suoni? Che suoni? Come vedete dal mio abbigliamento mi sono messo il kiwi, ho lasciato Roma con 28 gradi, qua ne fanno 16. Qua dove però? Avete ragione, mi trovo esattamente nel Parco delle Alpi Marittime perché lo studio di cui vi ho parlato si svolgerà esattamente qui. Questo sarà un anno in cui imparerò tanto, anche molto 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 difficile perché tante cose che dovrò fare non ho idea di come si facciano, ma farò il massimo per imparare. Buongiorno, anzi buonasera, ieri ho staccato perché ero cotto. E oggi praticamente è già fine giornata perché sono 6:30. Abbiamo fatto una riunione e adesso finalmente è arrivato il momento di fare la spesa. Prima spesa da piemontese fatta. Sta venendo a piovere, ma questa che vedete qui dietro, proprio questa è la mia nuova casa. Questa è la mia stanza per il prossimo anno. E al piano di sopra c'è la stanza per le ragazze. Sono 3 tesiste e saranno mie compagne d'avventura. Basta parlare perché bisogna iniziare a pulire. Come vedete mi sono pigiamato, nel frattempo ho sistemato tutte le cose e adesso è arrivato il momento di andare a dormire. Spero di avervi intrattenuto, vi auguro tante care cose e vi do il benvenuto in questa nuova avventura. Ciao a tutti e al prossimo video!